piano induzione. Da quando ho comprato il mio piano induzione, quindi circa un anno fa, sono stata inondata da centinaia e centinaia di richieste, di commenti, di domande. Come funziona? Come lo pulisci? Come la manutenzione? Come sono i consumi? Costa tanto? Come si monta? Oggi rispondo a tutte queste domande e tiro anche le conclusioni. Ti dico in realtà se ne sono rimasta soddisfatta, se rifarei la stessa scelta e tutto quanto posso dirti della mia esperienza di un anno di utilizzo. Allora, iniziamo subito. Allora, ti racconto esattamente la mia esperienza. 2 anni fa io ho cambiato casa, ho ristrutturato e volevo cambiare il mio piano di cottura. Avevo un piano in vetro che però avevo venduto con la cucina precedente, quindi ne volevo comprare. Sta suonando. Quindi ne volevo comprare uno nuovo e ho fatto un giro giusto per avere consigli, suggerimenti e tutti i venditori dei centri commerciali, chiamiamoli così, MediaWorld, Unieuro, eccetera, mi dicevano tutti la stessa cosa: l'Italia non è pronta, non siamo pronti, non abbiamo prodotti adeguati, eccetera, eccetera. Quindi io mi sono dissuasa e ho comprato un altro piano cottura con la base in vetro perché mi ero trovata molto bene. E insomma, i supporti in ghisa, eccetera. Adesso se ho una foto te lo faccio vedere. E quindi me lo sono fatto montare regolarmente, mi sono fatta allacciare il gas, cosa che mi sarei potuta risparmiare, perché se per esempio tu stai ristrutturando e hai intenzione di mettere il piano induzione, ti risparmi tutta la conduttura del gas che arriva fino alla cucina, ti risparmi anche il buco che deve essere fatto per legge nel muro affinché ci sia la possibilità di fare areare i locali quando c'è un impianto a gas. Tant'è che io me lo sono fatto tappare e ti risparmi tante cose. Comunque, mi dicevano che l'Italia non era pronta. Poi, invece, ho cambiato idea dopo un anno e quindi ho iniziato a documentarmi seriamente e ho deciso di comprare questo piano induzione che adesso ti faccio vedere da vicino. Come scegliere il piano induzione? Quale tipologie ci sono? A cosa bisogna stare attenti? Allora, intanto trovi due misure. Questa che è 60x60 e un'altra più grande che è di 75 di larghezza. Il mio vecchio piano cottura era di 75 cm, quindi io mi chiedevo, lo prendo della stessa misura? E invece non è necessario perché tu puoi restringere assolutamente gli spazi e ottenere spazio in più nel top. Perché? Perché nel normalissimo piano cottura, adesso magari ti metto una foto qua per capire gli ingombri. Quando tu metti due pentole una accanto all'altra con i supporti in ghisa, non puoi avvicinare le pentole più di tanto. C'è una distanza tra i fuochi che è assolutamente regolare e tu non la puoi modificare, non le puoi avvicinare. Mentre qui, che adesso te lo faccio vedere da vicino, i fuochi tu puoi spostare la pentola e quindi la distanza tra le due pentole è assolutamente ridotta. Qui in uno spazio minore ci stanno più pentole. Nel piano a induzione da 75 ci sono 5 fuochi e io mi sono fatta la domanda: metterò mai 5 pentole, 5 cose tutte insieme? No. Allora ho deciso per questa misura più piccolina, perché anche se volessi mettere 4 cose contemporaneamente grandi, ci stanno perché possono truccarsi tra di loro e io le posso spostare. Allora, vedi, questo è l'esempio che ti dicevo poco fa. Le padelle addirittura non si toccano, ma si potrebbero anche toccare e questo non inficia il raggio in cui tu devi mettere la pentola. Quindi anche con un piano da 60x60 tu puoi mettere 4 pentole grandi, 4 padelle grandi e non c'è nessun ostacolo, nessun supporto di ghisa che li faccia sbattere. Un'altra possibilità che hai è il colore. I colori del piano induzione sono soltanto al momento bianco o nero. Il bianco è per lo più un bianco molto ottico, molto ghiaccio. La scelta del colore dipende soltanto da come tu hai il top, dal colore del tuo top. Quindi se hai scelto una cucina a cui si abbina un piano nero, diciamo, questo è assolutamente un gusto personale. Ci sono
delle cose che nella quotidianità fanno la differenza tra i due colori ed è giusto che io te lo dica, perché il piano induzione nero tende a evidenziare tutte le ditate e tutti i minimi, chiamiamoli graffietti, che in realtà non sono graffi ma sono dei piccoli segni, perché il vetro è difficile che si graffia, devi veramente metterti d'impegno. Questo è assolutamente come nuovo dopo un anno, non c'è nessun segno. Poi è ovvio che ogni azienda usa il suo vetro temperato, penso sia vetro temperato, comunque questo materiale del piano, più o meno di qualità, quindi anche quello dipende. Il mio piano è intatto. Devi fare molta attenzione a, per esempio, non mettere cose molto pesanti che possono cadere nel piano. Per esempio, io le forbici le metto qua nel bordo estremo, i mestoli sono tutti leggeri e sono per lo più in plastica, quindi anche se dovessero cadere, molti mi chiedono, ma si può rompere? Io penso sia veramente una cosa molto difficile che si rompa. Comunque, quindi la differenza tra nero e bianco è anche questo. Il nero deve essere più attenzionato perché, esattamente come i piani cottura in vetro neri, si tende a lasciare le striature, lasciare le ditate, quindi ha bisogno di quella manutenzione, qui non ce n'è, però di un panno in più che magari con quello bianco puoi evitare di passare. Adesso della manutenzione e della pulizia ne parliamo dopo. Ti voglio fare vedere come funziona e soprattutto le caratteristiche che devi attenzionare per sceglierlo. Questo è il normale tasto dell'accensione da cui si accende il piano cottura e si evidenziano tutti i numeri, cioè si evidenziano che tutti i piani cottura sono spenti. Vedi, qua c'è lo zero. Tu scorrendo col dito puoi aumentare il livello della potenza. Per esempio, io ho acceso questo piano, adesso lui mi dirà che non c'è nessuna pentola sul piano, mettendo la F. Se io invece spengo questo piano e accendo quello di sopra, non so se senti il rumore, adesso metteremo l'acqua così ti faccio vedere quanto bolle. Se voglio far bollire l'acqua subito, accendo questa P, che è la massima potenza, se no accendo il numero 14. Già puoi vedere che dopo qualche secondo si iniziano a formare veramente le bollicine, vedi? È passato soltanto qualche secondo, in neanche un minuto la pentola bolle, vedi? Già praticamente sta bollendo e io sto inquadrando la pentolina da qualche secondo, quindi la velocità della... la potenza di questi fuochi è veramente pazzesca. Esatto, ora la spegniamo. Questo simbolino qua significa che ci sono due fuochi che possono essere collegati fra di loro. In questo caso sono questi due, che si uniscono tra di loro e ti consentono di avere una cottura per una pentola, magari una pesciera, una cottura uniforme in questa linea qua. Quindi puoi mettere una pentola molto lunga oppure addirittura due pentoline piccole, contemporaneamente si scalderà tutta la parte. Un'altra cosa fondamentale è che in questo piano cottura c'è il timer, quindi tu puoi impostare che dopo un tot di tempo il piano si spenga da solo. Oltre al timer, un'altra cosa importante è il blocco per i bambini, perché una volta impostato il blocco il piano non funziona più. Non ha modo proprio di accendersi. E poi c'è il limitatore di potenza, e cioè io posso decidere quanto al massimo può consumare questo mio piano induzione, perché io posso avere un wattaggio molto ristretto, molto piccolo, quindi 3 watt, e quindi imposto che il massimo assorbimento del mio piano sia per esempio 2,5, in modo che non mi salta la luce. Io l'ho impostato a 3,5 perché io ho un wattaggio di 4,5. Passiamo alla parte pratica, come si monta, di cosa hai bisogno quando compri il piano induzione. Il piano induzione è proprio tutto unico, con la parte sua sottostante unita e con i gommini esattamente qua, quindi non hai bisogno di silicone, di niente, si poggia e si mette all'interno del buco del top.
Il foro che in genere trovi nei top è regolare quando tu hai dei fuochi cottura, dei piani cottura standard. Invece, la misura più grande, quello da 75, ha bisogno di un foro più grande, almeno di questa marca che è Electrolux. Ora ti scrivo sotto qual è il mio piano cottura in modo che tu puoi andare a vedere le caratteristiche e tutto quanto e confrontarle con altri piani cottura. Il piano si spegne da solo. Quando tu spegni il piano cottura, dopo un tot di tempo, che mi sembra che sia un minuto, si spegne da solo. Ma prima di spegnersi, ti dice il livello di calore che è rimasto nel fuoco che era acceso, quindi una tacca, due tacche o tre tacche. E tu così sai che quel fuoco corrispondente a uno di questi quattro dove vedi i segnetti rossi è più o meno caldo, è rimasto più o meno caldo. Cosa si intende per caldo? Per caldo non si intende tipo fuoco che tu metti la mano e ti ustioni, per caldo si intende che tu metti la mano e dici ai, così. Ma non da bruciarsi tipo fuoco. Ovviamente puoi mettere qualsiasi cosa perché non si brucia, quindi puoi mettere un foglio di carta, un foglio di Scottex, non solo non si brucia, ma continua, puoi metterlo anche sotto la pentola perché il magnetismo oltrepassa il foglio di Scottex. E il foglio di Scottex è anche uno di quei trucchetti che ti dicono per non far scivolare le pentole, perché guarda, vedi la pentola è scivola, il piano è liscio liscio liscio, quindi se tu metti un foglio di Scottex sotto rimane più stabile. Quando decidi che vuoi comprare il piano induzione e vuoi farlo montare, non è come il piano cottura normale che tu lo metti la spina del piezo e via. Perché? Perché il piezo accende solo quella scintilla che dà il via alla fiammella, mentre qua la corrente che deve arrivare deve alimentare anche tutti questi quattro fuochi, quindi è di un wattaggio differente, la rete elettrica è proprio differente. Allora, cosa fa l'elettricista che viene a casa? Deve portare una linea dedicata dal contatore fino a sotto il piano cottura. Quindi trasformerà la presa che tu hai per il piezo in una presa di corrente differente, alimentata in maniera diversa, ed è un filo diverso per intenderci. Passeranno dei fili dentro le canalette, dentro i muri e arriveranno fino al contatore. Quanto costa questa spesa? Dipende dal tuo elettricista. In genere, diciamo, è una spesa abbordabile. Loro non devono fare niente per mettere il piano induzione, devono soltanto collegarlo in maniera elettrica. Poi, diciamo, il montaggio del piano è irrilevante perché non c'è niente da fare praticamente. I gommini sono già messi, quindi lo devono solo appoggiare. Quindi, una volta che l'hai montato, sai come funziona perché è veramente elementare. Che cosa ti serve? Ti servono le pentole adatte. Adesso ti faccio vedere come capire se le tue pentole sono adatte o no. Prendo solo una calamita. Allora, ti devi fornire soltanto di una calamita, metterlo sotto la tua pentola e vedere se si attacca. Se si attacca, la pentola è dedicata anche al piano induzione, oramai. Tranne le pentoline, quelle leggere leggere che tu trovi al mercato, così tutte le pentole sono dedicate al piano induzione. Comunque, quando vedi questo, vedi, quando vedi questa parte così, in genere è dedicata al piano induzione, ma se tu vuoi una totale certezza, devi cercare questo simbolino che ti metto qua, che è il simbolino, quello proprio della serpentina elettrica, quello ti dice che quella pentola, quella padella, quel tegame è assolutamente dedicato al piano induzione. Io avevo un paio di pentole che già funzionavano col piano induzione, altre no. Quelle le ho cestinate e piano piano le sto integrando, chiamiamole così. In dotazione con il piano induzione ti verranno fornite delle tabelle che tu le prime volte guarderai perché magari ti troverai un poco sprovvisto, non saprai se bruci più o meno una cosa. Dopo un paio di giorni non sarà più necessario guardarle perché hai capito e hai intuito più o meno i livelli di cottura
quanto ti serve. Per esempio, con il tempo scoprirai che con i livelli di calore più basso puoi semplicemente sciogliere la cioccolata in maniera dolce, in maniera morbida, senza rischiare di bruciarla. Puoi fare le creme senza rischiare che si attacchino sul fondo. Puoi fare tante cose che con il fuoco, che non è domabile, che non è gestibile, perché comunque il calore è sempre molto forte ed è sempre concentrato nella parte centrale. In questo modo invece il calore è assolutamente uniformato sotto tutto la base della pentola. Passiamo alla pulizia. Come pulirlo? Anzi, direi come non pulirlo, perché quando io ho deciso di comprare il piano induzione, ho deciso perché passavo mezz'ora a cucinare e tre quarti d'ora a pulire il piano. Ogni sera pulire il piano cottura mi veniva veramente pesante. Quindi uno dei grandi motivi per cui io ho scelto questo è stata la velocità della gestione, la velocità della pulizia e della manutenzione, perché ti faccio vedere. Basta che tu spruzzi un normalissimo detergente per cucina, così, poi passi un panno, aspetta che lo prendo, passi un panno, così. Il piano è pulito. Non hai. Ora lui inizia a suonare perché ha rilevato che c'è un po' di umidità e quindi ti dice che c'è qualcosa che non va, ma adesso ho già smesso. Qui è 10 secondi ed è fatto. Questo è un vantaggio, secondo me, di tempo fondamentale. Per me il tempo è assolutamente di un valore incredibile. Adesso ti dico quali sono per me i vantaggi enormi di questo piano cottura. Al primo posto metterei la modalità di pulizia, che è veramente super, super, super. Al secondo posto metterei la velocità dell'ebollizione dell'acqua, perché io molto spesso a pranzo, tra un lavoro, tra una cosa e un'altra, arrivo, metti la pentola, stanno uscendo da scuola e la pentola bolle in, hai visto, 30 secondi, 40 secondi, non di più. Terzo, riesco a rendere le cotture più omogenee, nel senso che ho notato che si cuoce tutto in maniera più omogenea in meno tempo. Non ho più il pensiero al gas, che il gas è veramente un nemico insidioso. Non hai l'obbligo di fare il foro nel muro e quindi puoi risparmiarti questa spesa. Puoi risparmiarti la spesa della conduttura del gas fino alla cucina se stai ristrutturando. I bambini non rischi che passano, infilano le manine. Primo perché tutto il resto del piano è assolutamente freddo. La parte calda è soltanto quella che va a contatto con la pentola. Quindi nella misura in cui poi tu lo togli, hai la visione del calore che è rimasto e in ogni caso puoi bloccare il piano. Se non c'è la pentola, il piano non si attiva, quindi non rischi che anche se il piano non è bloccato, che passa il bambino, lo accenda e metta la mano, perché senza pentola e senza una cosa ferrosa sopra, il piano non si attiva. Un altro vantaggio è il timer. Io decido che metto una cosa a sobbollire piano piano a potenza 5, potenza 6, quindi so che non si brucia, che non si attacca e che si deve spegnere fra 10 minuti. Metto il timer, vado di là, vado a lavorare. Dopo 10 minuti lui si spegne da solo. Io che devo mettere sempre i timer per ricordarmi, non so se hai visto il video dell'acido citrico quando ho dimenticato di toglierlo e poi mio marito se l'è bevuto. Ecco, se tu hai la memoria come la mia, qui metti il timer e lui si spegne da solo e non rischi che vai di là, fai altre mille cose e poi ti trovi le cose bruciate. Di contro te ne posso dire solo uno. Associato al contro, ti dico brevemente i consumi, perché in molti mi dicono: hai notato variazioni nella bolletta? No. Non ho notato nessuna variazione nella bolletta, perché cucini in meno tempo, quindi quello che è il consumo di luce lo riprendi con il tempo, cioè impieghi meno tempo. Se poi tu non hai neanche la caldaia a gas, per esempio, puoi completamente disdire il piano del gas perché non ti serve più. Quindi hai proprio il canone, tutte le spese fisse del gas che non paghi più. L'unico contro, se si può chiamare contro, è che
che se tu sei una grandissima cuoca e vuoi mettere tre pentole alla massima potenza, devi avere un contatore non di 3 kW, ma devi avere un contatore di 6 kW. Io ho un contatore da 4,5 e ti dico che riesco a accendere friggitrice d'aria, due fuochi e il forno. Quindi, diciamo, per me non è un grande limite. Allora tu mi dici, aumentare la potenza del contatore costa. E io mi sono fatta una domanda. Quanto costa il mio tempo? Sono disposta a spendere quei 10 euro in più, che sono la quota magari fissa che tu paghi quando passi da 3 a 4,5, da 3 a 6 per esempio, in virtù del risparmio pazzesco del mio tempo, della mia fatica? Io mi sono risposta di sì. Quindi, in base alla mia risposta, poi ho fatto questa scelta. Con 3 kW non puoi accendere due fuochi alla massima potenza. Quindi, uno a 14, l'altro a 11, per esempio, se hai messo il limitatore. Poi, per il resto, io trovo che siano tutti assolutamente dei pro. Io penso che se tu stai ristrutturando, stai pensando a una cucina nuova e vuoi avere una vita easy, questa è assolutamente la soluzione per te. Spero che questo video ti sia stato utile, che ti abbia fugato tutti i dubbi e che abbia risposto a tutte le domande che mi avete posto in questi ultimi mesi. Se è così, metti un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!